Gli anni 50 l'abbiamo. Volevo dirvi che c'è tutto positivo, c'è tutto il mondo che montavamo il registro statale, che montavamo la cassa di bisogno, che montavamo le piccole imprese, gli asili nido, cioè il paese civile del 400 e del 40. L'Ilva nasce a Taranto come azienda pubblica ed è stata rilevata nel 95 da Riva. Dopodiché io dico che in una fase di questo genere si possono pensare sia forme di prestito che lo Stato dà e quindi che ha un ritorno dopo quando l'azienda funziona, ma io non escludo nemmeno in via transitoria di pensare anche a un intervento diretto dello Stato per controllare, per mettere a norma l'azienda e per dare un futuro alla siderurgia del nostro paese. La FIOM promuoverà o sosterrà una lista alle elezioni? No, queste sono sciocchezze totali che continuano a dire in giro. La FIOM è un sindacato e continua a fare il sindacato, dopodiché ha le sue idee, pensa che uno dei problemi della politica in questo paese è stata quella di non rappresentare il lavoro e c'è bisogno di rappresentare il lavoro. Rimane vero che pure in questo esercizio ho avvertito, sento solitudine legata al fatto che non fai parte di filiere nelle quali con altri 40 e con altri 100 e con altri 150 alcuni degli spunti che sono usciti fuori oggi diventano oggetto e vengono discussi e poi discussi ancora perché discutere è molto bello, però c'è un bisogno di decidere, conducono a delle decisioni che però sono il frutto di una riflessione e che quindi per il solo fatto che sono state discusse comunicano, per cui alla fine si smette di discutere, si decide, una decisione appare frutto di un processo e questo non avviene perché in questo momento evidentemente, palesemente, tra tanta afasia, la afasia dei partiti è quella più clamorosa. Non penso che Renzi sia di sinistra, ovviamente, ma non penso neppure che Bersani sia meno di destra di Renzi. C'è spazio in Italia per un partito d'azione di massa? Secondo me lo spazio c'è. Non è una contraddizione interna. No, secondo me c'è, è enorme, ma mancano i catalizzatori. E i catalizzatori, catalizzatori non si inventano a tavolino, io l'ho detto infinite volte, in questa fase mi sembra che un catalizzatore fondamentale potrà e prima o poi, secondo me, dovrà essere la FIOM, che è la forza più autenticamente riformista che c'è in questo paese. Noi tanto ci vediamo fra 15 giorni. Esatto. Quando è? Sì, metà dicembre. 14, 15 dicembre. Ma tu lì a Cornon si rimani a dormire? No, credo che neanche. No, riscappo. Non riscappi a mezzanotte, non riscappi. Allora, sì.